disco è in preparazione, prevede circa 10 brani, li ho scritti di getto a casa mia dopo un isolamento forzato di circa 20 giorni e prevede varie collaborazioni e varie produzioni. Il primo blocco, dicono che è anche una tendenza, prevede una produzione e la sto già finendo e sono in cerca adesso di altri due. Teoricamente il disco dovrebbe finire il suo percorso entro l'estate e uscire a dicembre. È un disco molto diverso rispetto al precedente. Magma era un lavoro strettamente legato all'uso del violino, a una poetica molto intensa e strettamente legata anche allo strumento. Questo disco invece è un disco molto più corale, nel senso che ci sono molti più strumenti, ci sono amici che suonano, e un disco tra virgolette un po' più radiofonico, è un disco sicuramente per la gente, verso la gente, è un disco di canzoni, molto probabilmente si chiamerà Macchina per Canzoni ed è fondamentalmente una cura di canzoni per salvare in qualche modo il mondo, ho questa presunzione. I prossimi impegni riguardano sicuramente il teatro, che è una mia costante ormai da circa 2 anni, 3 da quando ho cominciato la mia collaborazione con Dignità Autonome di Prostituzione. Tra l'altro la sigla, tra virgolette, la prima canzone dello spettacolo è una canzone del prossimo disco. Sono contenta di esserci in questo spettacolo, riprendiamo molto probabilmente in Puglia verso la fine di giugno, primi luglio, e tra l'altro siamo proprio di recente sbarcati al Teatro Paisiello di Lecce e al Teatro Bellini di Napoli. Riprenderemo perciò forse in Puglia ancora una volta e poi altri progetti da teatro e canzone.